Numeri record per Bici in Città, quasi 2000 persone in sella stamattina per chiedere una città più pulita e quest'anno anche verità per Giulio Regeni. Quasi 2000 partecipanti questa mattina alla 31esima edizione di Bici in Città ad Aosta, traffico bloccato per quasi un'ora con gli automobilisti che hanno atteso pazientemente il passaggio dei ciclisti. Per noi c'era Alberto Ambrogi. Numeri da record per l'edizione numero 31 di Bici in Città. 1000 gli iscritti ufficiali alla manifestazione organizzata dalla WISP, ma i ciclisti che hanno attraversato le vie d'Aosta, con partenza e arrivo in Piazza Chanù, sono stati molti di più, quasi 2000. Alla pedalata ludico-sportiva è mancato solamente il sole, per il resto le due ruote per una mattinata hanno preso possesso della città, con gli automobilisti che hanno atteso pazientemente e civilmente il passaggio dei ciclisti, che per una volta hanno potuto pedalare in totale sicurezza. Io giro spesso in bici e quando porto i bambini è pericoloso. Le macchine non fanno attenzione, però c'è una bella pista ciclabile fuori dalla città e andiamo lì. Il tema di questa edizione era la richiesta di aria più pulita e città più vivibili e ha visto la WISP al fianco di Amnesty International con un fioco giallo consegnato a ogni partecipante per la campagna Verità per Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso al Cairo. Alla pedalata, che si svolge in contemporanea in oltre 100 città italiane, hanno preso parte tantissime famiglie, ma anche i richiedenti asilo della cooperativa La Sorgente, che hanno partecipato come volontari all'allestimento e in cambio hanno potuto partecipare gratuitamente all'evento. Sono malien, vous remercie toute la population italienne. Ici tellement on est heureux, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, vraiment on vous remercie beaucoup. Spazio anche diversamente abili con le handbike e un tandem che ha permesso a un simpaticissimo ragazzo non vedente di partecipare alla pedalata. Fiducia totale nel pilota. Ciecamente.